Carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Questo è un video sulla pulizia dei pavimenti. Chiedo scuse, chiedo venia per quanto riguarda i rumori di sottofondo che sarete e sentirete purtroppo in questo video, perché stanno facendo dei lavori, stanno ristrutturando il supermercato che sta giù a casa mia, quindi i rumori non sono molesti ma molto di più. Poi non vi posso dire la polvere che sto trovando, vabbè. Allora, in questo video vi mostrerò non solo come si lava a terra, come si lavano i pavimenti senza creare aloni, ma vi farò vedere un nuovo metodo. Questo qui io l'ho scoperto un po' di tempo fa su Facebook. Sono i rimedi delle nonne, quindi sono detersivi che facevano una volta per lavare i pavimenti e per avere un risultato brillante e splendente. Detersivo che è buono sia per il grass porcellanato, per il marmo, per tutti i tipi di pavimenti. Di che cosa abbiamo bisogno, oltre che al secchio dell'acqua? Del sapone di Marsiglia. Questo è il sapone di Marsiglia Chantecler, dovrebbe essere naturale, questo qui da 250 grammi. Io questo qui l'ho pagato 1,10 euro. Del bicarbonato di sodio, io uso il Solvay, e poi di una grattugia per grattare il formaggio. Ovviamente abbiamo bisogno di un cucchiaino di bicarbonato e di 20 grammi di questo sapone Chantecler. Ovviamente io adesso lo vado a grattugiare e devo andare su 3 litri di acqua nel secchio. Quindi, ricapitolando, 3 litri di acqua in un secchio, anche se io non amo assolutamente lavare col secchio, però purtroppo questa volta lo devo fare per farvi vedere. Allora, sono, ricapitolando, 3 litri di acqua fresca, tiepida, come voi volete, un cucchiaino di bicarbonato e 20 grammi di sapone in scaglie o grattugiato. Vediamo se riesco. Sì, grattugia molto bene, quindi 20 grammi. Io ovviamente adesso devo grattugiare, vi risparmio questa operazione, sembra veramente parmigiano, vi risparmio questa operazione e passo alla fase seguente. Allora, ho grattugiato il sapone, sono 22 grammi, ma non importa se 2 grammi in più, 2 grammi in meno, non fa differenza. Quindi questo è il sapone. Vado a mettere un cucchiaino, là dice un cucchiaino, io metto un cucchiaio. Voi lo sapete che a me piace abbondare in tutte le cose, e vado ad abbondare perché il bicarbonato a me piace tantissimo. Quindi questo composto io adesso lo vado a inserire nel secchio dell'acqua e vi faccio vedere come lavo i pavimenti. Allora, vado, questo è il secchio con l'acqua. Io sinceramente non so se sono proprio 3 litri giusto giusto, perché non è che mi posso mettere a misurare l'acqua. Questo è il bicarbonato con il sapone e io lo vado a inserire all'interno. Chiaramente devo andare un po' a miscelare con le mani per fare in modo che si sciolga tutto perfettamente. Io il sapone di Marsiglia lo adoro, mi piace tantissimo, e addirittura su questa pagina di Facebook ci sono tutti i rimedi, ma per quanto riguarda tutto, si può usare per fare lo shampoo, si può, chiaramente ci sono altre cose da aggiungere, si può usare per la pelle, per fare lo svelto,
per lavare i piatti, anzi fatemi sapere se volete anche il video dello svelto, che io ve lo faccio, cioè non lo svelto, di come fare il detergente per i piatti con il sapone di Marsiglia. Me lo fate sapere. Ovviamente, come vi ho detto già prima, belle di mamma e pupe di zucchero, io non lavo così il pavimento, ma preferisco lavare i pavimenti con l'acqua corrente e detersivo. Però io in questo caso adesso vi faccio vedere la pulizia con il secchio. Io innanzitutto devo andare a fare, un attimo che vi alzo, vado a fare, voi lo sapete che i miei video sono così alla chic e chac, vado a fare lo zeppino. Com'è, così vi faccio vedere com'è, per pulisco il ballatoio, faccio un apprendo. Vediamo, qua si vede qualche cosa. Vi faccio vedere, va. Ok. Ragazzi, il profumo è buonissimo, fatelo, perché veramente è uno spettacolo, davvero. Il profumo è proprio buono. Questa è un'operazione che io faccio tutti i giorni, perché ricordate che la parte del pianerottolo, compreso di Zerbì, va lavato tutti i giorni. Qua c'è ancora l'acqua minerale che devo togliere tutti i giorni. Quindi questo secchio che io ho preparato è per lavare l'ingresso e il ballatoio, poi l'acqua va chiaramente cambiata e va messa, se volete fare tutta la casa va cambiata e va messa l'altra pulita con l'altro sapone di Marsiglia, ok? E fare l'assola sullo straccio. Allora, poi ragazze, un trucco per non avere, per fare in modo che i pavimenti non abbiano degli aloni, non andate mai a lavare così. Io ho visto persone che lavano così, no, pavimenti si lavano così. Così non avrete aloni e il vostro pavimento risulterà brillante, ok? Bene, vado a risciacquare e vado a fare, madò come fa caldo, che cosa ve lo dico a fare, no vabbè, scusate il mal di mare, scusate. È buonissimo questo detergente ed è profumatissimo, buonissimo. Ragazze, fatelo, soprattutto quando
non avete detergenti in casa, è un capolavoro. Poi chiaramente vi faccio vedere il risultato, vi faccio vedere. Adesso andiamo ad asciugare, buonissimo questo detersivo. Ormai il sapone di Marsiglia si è già sciolto e ha fatto una bella schiumetta. Cioè, state sentendo i rumori? No, vabbè. Adesso è il tempo di asciugare e vi farò vedere se il pavimento è brillante o meno. Questo è un pavimento, io ho la graniglia, purtroppo io ho trovato questo tipo di pavimento. Comunque non è molto molto difficile da pulire, provatelo sui vostri pavimenti e poi mi fate sapere. Io adesso faccio asciugare e vi faccio vedere dopo. Allora ragazze, io vi consiglio come ultimo step, a parte il fatto di risciacquare molto bene, perché secondo me io ho messo poca acqua, ho visto che mi ha lasciato sul mio pavimento, che è disgraziato, sul mio pavimento ho visto che ha lasciato qualche alone. Allora ho risciacquato molto bene lo straccio e gli ho messo una goccina di alcol e il pavimento è tornato bello lucido e splendente, è pulito, state vedendo? Io poi, sapete che cosa faccio come ultimo step? Vi faccio vedere. Vado a mettere a posto lo zerbino. Che io faccio, prendo questo qui, il Deo 3, qui, e vado anche a spruzzare un po' sulla pianta per dare un buon profumo. Bene ragazze, questa è la lampada, questo è il video sui pavimenti splendenti. State attente a mettere più acqua di quella che ho messo io, ma comunque è un detersivo buonissimo per lavare i pavimenti e spero che questo video, una volta online, vi piaccia. Un bacione e alla prossima, ciao!